Presidente, allora, noi abbiamo già discusso nella Commissione Ambiente questa proposta. Innanzitutto noi in Commissione Ambiente non abbiamo mai detto che avevamo una proposta pronta, abbiamo detto che ci stiamo lavorando, tra l'altro è stato inserito nel piano dei materiali post consumo anche il punto del water render, perché ovviamente per noi è un punto assolutamente centrale e dunque abbiamo tutta l'intenzione di portare avanti questo obiettivo. Il motivo per cui noi riteniamo che questa delibera non sia come dire, adeguata agli obiettivi che invece noi ci stiamo dando è perché proprio parla del water render in maniera decisamente semplicistica. Noi lo avevamo detto anche nella commissione. Qui si fa riferimento per esempio a un marchio per poter incentivare il water render. Il water render in realtà riesce a funzionare nel momento in cui si mette una cauzione, e una cauzione anche di un certo livello, che possa essere almeno 50 centesimi a pezzo. Poi si parla di mettere delle macchine per il ritiro del vetro su occupazione di suolo pubblico. In realtà non funziona così il water render. Il water render funziona nei supermercati, perché devono essere loro a ritirare i vuoti resi. Non è possibile farlo con tutti i contenitori di vetro, sicuramente si potrà fare con alcuni contenitori di vetro. Per cui noi abbiamo ritenuto che l'idea del water render, che è a pieno titolo un'idea che noi vogliamo assolutamente portare avanti e che bisognerà sviluppare nella maniera più forte possibile, è un'idea assolutamente nostra. Una delle cose che non viene detta anche in questa delibera è l'importanza della filiera del water render. Bisogna trovare chi lava le bottiglie, come avviene tutto quanto il percorso. Per cui l'abbiamo ritenuta un po' semplicistica per l'importanza del tema e per quanto noi vogliamo portare avanti il water render. Ed è sostanzialmente per questo motivo che noi ci asterremo da questa proposta, perché non la riteniamo adeguata per l'importanza dell'idea che si vuole portare avanti, ma ci stiamo lavorando perché è un'idea assolutamente importante, finalizzata alla riduzione dei rifiuti, così come è stato ampiamente detto nel piano dei materiali post consumo dal nostro assessore Montanari. Grazie. A lei, consigliere.